Buonasera a tutti amici commodoristi e commodorari e benvenuti a questo mio brevissimo unboxing seguito da gameplay. Brevissimo perché è un pacchettino veramente piccolo. Dunque, sappiamo tutti che a noi collezionisti a volte, anzi no, a volte molto spesso partono delle scimmie. A me ora è partita la scimmia delle Siga Arcade Winners, di queste cassettine. Questa è una che avevo già della Siga, che sono queste retro, tanto queste. Praticamente qua a fondo ci sono altre pubblicità, praticamente c'è Up and Down, poi c'è Spy Hunter, Congo Bongo, Buck Rogers, e se non mi sbaglio qui non c'è nelle foto, forse era ancora da uscire, ma c'è anche Zaxxon, e niente, ho deciso di dargli un po' la caccia, però queste Arcade Winners vengono un po' caruccie, e solo che come io dico, seguendo sempre eBay, perché io mi baso molte cose che cerco io su Subito, non è facile trovare su, comunque su siti di annunci, mentre su eBay si trovano. E ancora una volta sono riuscito a trovare, spulcia oggi, spulcia domani, un eBayer che faceva dei prezzi, insomma, molto abbordabili, anzi diciamo molto economici, cioè proprio l'ho pagato molto al di sotto dei prezzi che si vedono, che si vedono a giro per queste cassettine. Anche perché sinceramente hanno fatto anche un bel pacchettino, tutto è messo in un cartoncino dentro una busta e niente, proprio, oh, addirittura l'ha messo nel pluriball e poi ancora una busta di plastica. Andiamo a vedere come sono, anche qui si vede anche come sono tenute, ma sembrerebbero Madonna, veramente, scusate, ci sono rimasto proprio di stucco. Ma io veramente tenute benissimo, 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 benissimo. Almeno esternamente sono come nuovo. Vediamo un po' anche all'interno. Sì, anche all'interno è tenuto bene. Qui non c'è l'istruzione, ma ce l'aveva scritto, si sapeva che era senza istruzioni. Allora, questo è Up and Down. Eccolo qua, una conversione di un arcade game. Ovviamente della Siga Up and Down e poi abbiamo Congo Bongo, ecco un'altra Arcade Winners, vedete, qui dietro c'è la pubblicità e qui dietro c'è la pubblicità di Spy Hunter, Spy Hunter lo sto tenendo d'occhio, c'è un su eBay uno che ce l'ha, diciamo un prezzo abbastanza giusto e ne ha altre cassettine per Commodore 16, ora vedo se ce la faccio a fare uno stock prima che se lo agguanti qualcun altro. Vediamo Congo Bongo, non me lo ricordo, qui sì, qui c'era l'istruzione, che poi le istruzioni di queste cassettine sono dei piccolissimi flyer, vedete, piccolissimi librettini molto piccoli, sono dei flyer, autoplay, come giocare, di qua vedi Buck Rogers, Tapper, Zaxxon, ecco l'avevo detto che c'è anche Zaxxon. Zaxxon sinceramente ce l'ho, ma non della. Zaxxon non è mica, scusate, ma non è della Arcade Winners, perché sennò qui non mi ricordo neanche quello che compro, no, Zaxxon ce l'ho, dov'era, Zaxxon, eccolo qua, Zaxxon, no, 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 non è della Arcade Winners, no, della Sims, scusate, scusate, scusate l'assenza, ho guardato Zaxxon, ma Zaxxon che ho io non è della, come si chiama, della Siga della Arcade Winners, questa è la cassettina, ecco come si presenta. Ma qui ci aveva messo veramente tenute proprio tenute egregiamente, questa è la cassettina, di Up and Down. Bene, andiamo a ero detto che facciamo il gameplay di Up and Down, eccolo qua, questo andiamo. Bene, passiamo al gameplay. Questa è la schermata iniziale. Up and Down, copyright Siga 1984. Qui c'è il livello, facile, medio e difficile. Uno o due giocatori, joystick o tastiera. Noi partiamo con livello facile e joystick ovviamente e un giocatore. Lo scopo del gioco qual è? La nostra macchinina deve prendere tutte le bandierine colorate che ci sono lungo il suo tragitto, cercando di evitare le auto. Le auto, vedete, le può saltare e saltargli anche in capo, un po' tipo Burning Rubber, non so se vi ricordate quel gioco che salta sulle auto e le distrugge.
Adesso andiamo, facciamo una partitina, tanto così, allora, ok, addrizziamo un po', mi sembra un pochino storta, ok, ancora un pochino meglio, bene, allora, piano, allora, quando si va indietro, indietro non si può saltare, quindi, ora è il primo schema, ma come gioco è abbastanza difficilotto e non è semplicissimo come può sembrare. Man mano che si prende le bandierine, il qua su in cima dove è la lista diventano bianche. Ok, allora qui. Poi ci sono queste salitine che all'inizio sono un pochino più, no, ecco, non ce l'ho fatta frenare, sono un pochino più semplici, ma poi diventano più impegnative, diciamo, più. Quella grigia, vedete, diventano bianche in cima le bandierine mano a mano che si prendono. E piano, piano, ok. Dunque, ne deve mancare, ne manca due, vediamo un po' dove sono. Eccola, una era qui. Piano va fuori, vediamo se ce la facciamo andare all'indietro, però è un po' pericoloso perché all'indietro poi, ok, poi dobbiamo andare in avanti, ok, ce la facciamo, andiamo a vedere quali sono quelle che mancano, questa, ce ne manca una celeste e basta. Vediamo se la troviamo, eccola, ecco, abbiamo preso tutte le bandierine. Adesso passiamo al livello successivo, niente bonus perché il bonus va in base al tempo che ci mettiamo, noi ci abbiamo messo più di 70 secondi, quindi nessun bonus. Secondo schema, il meccanismo è sempre uguale, vedete qui abbiamo poca rincorsa, quindi va ripresa un po' di rincorsa perché già questa salita è un po' più bastarda e vedete non è semplice, sembra ma già dal secondo, guarda, che poi continua ad arrivare. Continuano ad arrivare le macchinine e non ti danno il tempo di salire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok. No, all'indietro perché all'indietro non può saltare, quindi bisogna stare attenti quando si cerca di tornare indietro per prendere la bandierina. Bisogna che per finire i primi schemi bisogna che ci riprenda un po' la mano. Su, ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, dobbiamo andare di qua. Qui sembrerebbe. Ah, non le avevamo queste tutte. Gialla, rosa, quante ne manca? Manca blu, eccola, una celestina, quella la rosa, ma andarci all'indietro è un po' pericoloso. Rifacciamo tutto il giro, dai, ci ricordiamoci che bisogna stare a destra. Ah, quella arancione di là, una a destra e una a sinistra ce n'è. No, volevo girare lì. Che poi non riparte se mi sbaglio da dove arriviamo, riparte sempre da capo. Okay. Eccolo, l'arancio. No, 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 no. Speriamo non arrivi. No, perché scusa? Speriamo non arrivi nessuno di dietro. Ma perché non va indietro? Ora, è andata ora che. Su, su, almeno un secondo lo volevo finire. Via, 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 scappa, 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 scappa. Ok.
su, dove sei? Dovrebbe essere per qui. No, era di là. Vabbè, pazienza. Era a sinistra, mi sembrava che fosse di là. No, no, se no non si finisce più. No, si riva. Su, almeno due livelli li volevo fare. Piano. No, mi va fuori. Lo sapevo. Niente, forse ce n'è un'altra, game over. No, ce n'è un'altra, via. Proviamo a vedere se si riesce a prendere. Ah! Mi ha fregato, ero troppo in corsa. Game over. Bene, il mio gameplay finisce qui, tanto il gioco l'avete capito, è molto simpatico, carino, difficile, come tutti i giochi bastardi dell'epoca. E niente, se vi è piaciuto mettete un like al video e iscrivetevi al mio canale. Ciao!